Adesso manderei a Luca dal Pozzolo, che è vicepresidente della Fondazione Fitzcarraldo, che in realtà di questi temi ne sente parlare quotidianamente, perché Fondazione Fitzcarraldo forse la più importante realtà italiana di progettazione, formazione ai territori, progettazione culturale e di erogazione di formazione avanzata ai territori. Ed è anche forse una delle realtà più serie e più equilibrate sul panorama italiano, non semplicemente perché sta ovviamente a Torino, e per cui ha un understatement sabaudo che in altri territori non c'è, ma per la qualità ovviamente dell'operatività che svolge. E per cui volevo domandare proprio a Luca Pozzolo, perché poi il tema della serata è proprio Villa Rossi, incubatore di sostenibilità. Per cui è sostenibile oggi? Appunto, rifaccio la domanda che ho fatto a Gabriella Chiellino, ma è sostenibile oggi fare un incubatore di sostenibilità sul territorio? Appunto, ho scoperto che anche Luca dopo è nato e vissuto a Torino, è vissuto a Torino, ma insomma è nato qui, per cui conosce questo territorio, lo frequenta anche la Fondazione Fitzcarraldo, ha un'azione territoriale italiana. E appunto, ha senso costruire un incubatore di sostenibilità? Che pericoli si corrono a fare un incubatore? Qual è la sostenibilità reale di questa pratica? O sono oggi altre le pratiche che devono essere sviluppate per essere efficaci e sostenibili realmente su un territorio con la complessità che ha un territorio di questa natura? Perché è un territorio che comunque poco si rivolge a... stasera insomma siamo in tanti, ma poco generalmente si rivolge nella quotidianità ai luoghi di smistamento, chiamiamoli istituzionali, ai centri di raggruppamento, insomma è sempre molto difficile, può far sì che, non so, gli imprenditori, i cittadini vadano in un posto, li discutano, eccetera, perché da questa parte del territorio la cultura della partecipazione è sempre stata la cultura, tranne quella ecclesiastica, poco frequentata, quella pubblica è stata poco frequentata. Per cui quali sono le insidie neanche nella costruzione di un progetto che un comune o un'area territoriale, nel momento in cui pensa ad un progetto così ambizioso e in un luogo così speciale, così bello, trova poi realmente al di là dell'ambizione perché non ne venga la mostra dei funghi ovviamente. Grazie Cristiano, grazie per avermi invitato, cercherò di meritarmi il CO2 che ho impiegato per venire da Torino fino qua. Grazie. Per un paio d'ore. Ma a questa domanda così secca che fa Cristiano, io francamente non so rispondere dire, chiaramente dicendo sì, no, sì, a patto che no. Ho delle idee, provo ad articolare delle idee un pochettino più prendendola da lontano. Intanto, se il termine sostenibilità ha già delle vaghezze nell'ambito proprio dove è nato, si presta a usi differenti, figuriamoci quando lo trasferiamo in campo economico e in campo sociale, diventa veramente una cosa che significa a tutti, e nell'accezione più corrente vuol dire avere i soldi per fare qualcosa, sostanzialmente alla fine essere sostenibile. Non è proprio così, bisogna ritornare davvero al concetto originario, che la sostenibilità ha a che fare con i processi, ha a che fare con i bisogni, ha a che fare con un uso responsabile delle risorse, nella durata, nel lungo periodo. Infatti i francesi la sostenibilità la traducono come durabilité, qualcosa che ha a che fare con la possibilità di avere un orizzonte molto lungo, perché la modalità con cui si persegue l'obiettivo in qualche modo arricchisce invece che depredare. Dicendola molto, come dire, così, molto prosaicamente. Allora, qui ci sono tutta una serie di questioni molto, molto importanti. Come si fa a ottenere questo? Sono stati citati casi delle eccellenze industriali del passato, gli investimenti di Rossi, Marzotto, Dolomiti, cose molto interessanti per l'epoca, una visione assolutamente innovativa e innovatrice a livello sociale. Ma anche lì, di certo non era facile pensare queste cose, ma proprio poco tempo fa, chiacchierando con il direttore dell'archivio storico Olivetti,
che chiamava appunto sulla sostenibilità, sugli investimenti, lui diceva sì, però bisogna tenere conto di una cosa, che negli anni 60 la Divisum, quella macchina che meno giovani tra noi ricordano perché aveva un classico rumore di una valanga di numeri che rotolavano per fare i conti, beh, la Divisum negli anni 60 costava come la 600 Fiat e il margine operativo era del 94%. Allora, come dire, grande intelligenza nell'utilizzare queste risorse, ma noi in questa fase qui ce lo sogniamo un rapporto di questo tipo, se lo sognano anche tutti i più grandi industriali in questo momento impegnati. Ecco appunto, cioè, ragioniamo su quantità veramente completamente diverse, quindi è sensato che vediamo questi, miriamo questi esempi, ma sicuramente si riferiscono a un periodo che noi non, vuol dire che non abbiamo più e che non possiamo far ritornare. Allora, qui si ritorna al problema di una sostenibilità che dobbiamo in qualche modo inventare e adottare ad oggi. Perché dicevo che non so se un laboratorio di sostenibilità sia esso stesso sostenibile? Perché noi la sostenibilità la incontriamo in tante accezioni diverse quando facciamo dei progetti, cioè quando si fanno i progetti di turismo, quando si fanno i progetti legati ai beni culturali, c'è un aspetto legato al bene, vuol dire all'uso delle risorse, ma in questo caso è ancora marginale, cioè proprio invece l'aspetto centrale è come fa a stare in piedi un'attività, come fa a reggere, a produrre le risorse e contemporaneamente a fare un lavoro che ha un suo significato sociale. E qui bisogna capire come si produce questa cosa, perché una delle retoriche è quella di come dire, affidarsi a dei progetti d'eccellenza, e però all'eccellenza bisogna arrivarci, cioè uno non nasce eccellente. L'innovazione, specie se si guarda l'innovazione dei giovani a ciò che emerge dal territorio, spesso ciò che emerge non è eccellente. Emerge, bisogna farlo diventare, cioè bisogna farlo crescere, bisogna accettare che sia balbettante all'inizio e accompagnarlo perché diventi una cosa diversa. Spesso se si vogliono delle cose eccellenti si lavora contro lo stato nascente delle cose perché si tende a trovare dell'esperienza già subito più consolidata. Allora qui la sostenibilità ha a che fare probabilmente con dei processi, e questi processi partono normalmente al contrario di come si parte normalmente, cioè io sono più esperto di progetti culturali che altro, il problema è come sostenere un certo progetto culturale. Uno ha un progetto in mano e cerca il modo di farlo sostenere, vuol dire complicato, difficile, perché bisogna imbarcare altre persone in una posizione gregaria in un progetto che è tuo. Se il progetto è particolarmente interessante ci riesci, ma comunque è un'iniziativa che parte in qualche modo con un vizio di forma rispetto alla sostenibilità, perché parte da un progetto che, per quanto bello possa essere, è un progetto molto individuale pensato per avere impatti di tutt'altro tipo. Allora, una prima caratteristica della sostenibilità è quello di che i progettisti sappiano mettersi in gioco e che sappiano, un po' come diceva prima Cristiano, si faccia il ragionamento diverso, a partire dai bisogni che si leggono nel territorio, a partire dalle contraddizioni che ci sono, le risorse che ci sono, costruire un progetto usando quelle energie lì, che è un procedimento proprio completamente diverso. Non è cercare di far finanziare e sostenere un progetto tuo a qualcuno, ma è cercare di costruire con delle risorse esistenti un nuovo progetto che coinvolge delle persone. È un problema che gli operatori culturali si stanno ponendo in continuazione. Il paradosso che diceva prima Cristiano del restauro senza sapere cosa ci fai dentro è una roba che si è prodotta in tutta Italia, in tutto il mondo direi, in tutta Europa sicuramente, perché i fondi strutturali poi hanno come dire, incentivato questa logica, hanno dato milioni di euro per fare cattedrali dedicate ora alla multimedialità,
ora ai musei, ora qualunque cosa. Peccato che poi la multimedialità fossero quattro ragazzini con due computer, che i musei fossero due rastrelli in un angolo, cioè che la sproporzione tra investimento edilizio e progetto culturale fosse talmente grave da rendere questi progetti abbastanza problematici e soprattutto nel lungo periodo deludenti e, come dire, tradotti poi in uno spreco di risorse. Allora, il problema è quello di rovesciare questo paradigma. È un problema molto complicato, perché vuol dire che chi ha capacità progettuale, chi ha capacità culturale, si deve mettere all'ascolto. E si deve mettere all'ascolto di che cosa c'è in un certo territorio, deve cominciare a tessere dei fili. Il problema del, come dire, del fare rete, che è un'altra retorica che usiamo molto, molto spesso, ha invece un fondamento essenziale, che è quello di mettere insieme una molteplicità di interessi che collegano individui appartenenti a classi sociali diverse, a modi di fare diversi, a istituzioni diverse. Un progetto che si articola e riesce effettivamente a mettere in rete molte persone, molte istituzioni, e comincia ad andare verso una sostenibilità, ha una rete di protezione sociale innanzitutto, si apre al dialogo con le persone. Aprirsi al dialogo con le persone è il primo passo verso la sostenibilità economica. Allora, normalmente si tende a fare il contrario invece, cioè si tende a rivolgersi alle persone per chiedergli dei soldi, per sostenere un progetto. E quello, come dire, è il passo conclusivo di una storia di coinvolgimento dentro un progetto. Alla fine io contribuisco anche economicamente in un progetto se lo condivido, ci partecipo, ho riconosciuto che ha una sua utilità, alla fine posso anche metterci dei soldi. Ma se parto con la richiesta dei soldi è molto difficile che io riesca a costruire una sostenibilità, come dire, semplicemente perché ho un fundraising che è più aggressivo, in qualche modo busso più forte. Allora, la capacità di incrociare delle esigenze precise di un territorio e delle persone, la capacità di coinvolgere le persone, le istituzioni, gli enti, chiedendo innanzitutto costruzione di progetto prima che risorse economiche, e quindi avere una fase di start-up che mette a fuoco la missione, mette a fuoco il progetto con poche risorse, ma soprattutto riesce a coinvolgere molte persone. Questa è una delle garanzie di, come dire, di un processo che parte dal basso e poi tradursi in economia. Allora io credo che se effettivamente si innesca un processo di questo tipo, alla fine il progetto che ne viene fuori magari è virato di 30 gradi rispetto all'idea iniziale, però è stato sicuramente l'occasione per costruire un processo di crescita sociale, di integrazione di persone, di istituzioni diverse sulla base delle quali poi si può costruire. Questa fase mi sembra la fase, come dire, irrinunciabile di qualsiasi progetto che deve nascere. Secondo me un laboratorio di sostenibilità, che non so ancora se sia sostenibile, però dovrebbe insegnare a fare questo processo a delle altre persone. Ora guardate, di questo, di una cosa sono sicuro, che questa è un'esigenza fondamentale. Di un'altra cosa sono altrettanto sicuro, che non è riconosciuta a livello sociale. Oggi i sindaci si trovano in una condizione di massacro delle risorse, impossibilitati a muoversi, sono dentro una gabbia in cui le poche risorse che hanno sono ancora ingabbiate su dei capitoli che sono diventati ferrei da cui non ci si può muovere, e d'altro canto ci sono delle risorse sul territorio che non riescono ad essere utilizzate per fare pezzi di progetto, pezzi di risanamento ambientale, pezzi di imprese. Fare questa cosa qui vuol dire avere delle persone capaci di parlare, di trovare i soldi, di mettere insieme le risorse, di fare questo lavoro di coordinamento e di regia tra tanti operatori diversi.
In Francia si chiama questa roba qui sviluppatore locale, si chiama agente di sviluppo locale. Noi non abbiamo una figura, il sindaco non può fare anche questo, ma questo lavoro è quello di uno che sa come costruire la sostenibilità di un progetto e bussa a tutte le porte, bussa anche alla porta della Fondazione Cari Verona dicendo di guarda, non ci sono solo i restauri, c'è anche la possibilità di mettere insieme una cooperativa di 5 ragazzi, di fare un lavoro ambientale di questo tipo, di avere dei riscontri economici di quest'altro e via dicendo. Questo è il lavoro di progettazione, questo lavoro di progettazione è fondamentale, farlo è complicato perché bisogna avere molte competenze tecniche, scientifiche, umane, di relazione, saper capire come mettere insieme. Ahimè, bisogna a che fare un po' con la politica, i giovani hanno questo, spesso questo rifiuto prioristico della politica, bisogna avere a che fare con la politica, bisogna saper mettere insieme le persone attorno a un progetto. Quindi l'esigenza c'è di una di figure che facciano queste cose, ce n'è un bisogno eccezionale, la cosa difficile è costruire il mercato per queste persone, convincere che si può scommettere su queste persone, che le si può accompagnare, e in questo un incubatore potrebbe fare un grandissimo lavoro. Non so se sia sostenibile, ma credo che sia una buona idea. Non so se ho risposto. Tanto Santosso è anche, appunto, forse la taglia lo aiuta ad aver individuato, la piccola taglia lo aiuta ad aver individuato con puntualità un tema, perché comune è anche il capofila del laboratorio di educazione ambientale della provincia di Vicenza, per cui si va a segnalare come punto di aggregazione. Penso che Luca Dal Pozzolo abbia in sintesi condensato tutta una serie di criticità che sottostanno alla creazione del progetto, di un progetto con questa ambizione, perché ormai i progetti per stare in piedi non possono che essere ambiziosi, come tutto quello che ha una taglia minuta, eccetera, per cui è molto meglio credere in un progetto di un certo tipo, però cioè, ci insegna e ci ha dato comunque tutta una serie di punti chiave nella progettazione culturale anche di uno spazio. Se questo non avviene, non avviene, i problemi dopo vengono fuori vedendo le mostre dei funghi, ma non è un problema semplicemente di Verona o di Cari Verona. Sabato scorso ero a Roma, tenevo una conferenza al Maxi. Il Maxi di Roma è il museo dello Stato, il museo del Novecento dello Stato dell'architettura e delle arti italiano, un grande progetto di Zaha Hadid. Io penso che, sono stato lì tutto il sabato, penso che ci siano state 500 persone che sono passate, un museo che è costato centinaia di milioni, 120 milioni, ne costa 14 milioni all'anno e nessuno si è mai preoccupato di capire come quei 14 milioni arrivino. Nello stesso anno del Maxi si è inaugurato il Macro, Roma ha inaugurato un altro museo per l'arte contemporanea, che dopo un anno di gestione di un altro torinese che si chiama Luca Massimo Barbero, che era stato anche tra l'altro in città a Vicenza, aveva gestito le prime mostre della Basilica Palladiana dopo del Guggenheim, dopo un anno di sua direzione il Macro, con nuova sede fatta da Odiltec, si è trovato in grave difficoltà, per cui sull'orlo della chiusura, perché uno è un museo dello Stato, l'altro è un museo del Comune di Roma, e per cui lo Stato non è in grado di sostenere nemmeno il suo museo, perché l'Anna Mattirolo, che è un'amica che è la direttrice del Maxi, mi diceva: io non so mica, cioè io costo 14 milioni per girare la chiave del museo, per fare le mie attività di base. Io siamo il 10 di novembre, 5 di novembre, 5 di novembre, io non so mica quanti soldi mi arrivano dallo Stato, io non ho nessuna idea, non so se mi arrivano 2, 1, 3, 7, eccetera. Adesso con i cambi di attitudini politici è facile che il Maxi rimanga chiuso e sia chiuso. A Treviso la fornace per l'innovazione di Asolo, era il comitato scientifico di quel luogo, aveva fatto una grande concertazione territoriale, aveva messo assieme sul tema specifico, sto al centro di un sistema territoriale, lavoro sull'innovazione, sulla sostenibilità, metto tutta una corona di enti, di istituzioni attorno a un tavolo, li faccio sedere, le banche, i comuni, le proloco, tutto quello che ci sta attorno alla corona. Il risultato è che dopo 2 anni lo spazio è vuoto, era vuoto,
non c'era nessuno, l'unica cosa che funzionavano erano degli incubatori di imprese perché i ragazzi potevano essere favoriti con un affitto limitato. Durante un festival delle città imprese abbiamo fatto un incontro sui centri, i centri di ricerca, e mi veniva mostrata in Veneto questa slide che adesso verificheremo con Dario Bo, con 80 centri di ricerca in Veneto, siamo 7 province, 4 milioni di abitanti, 80 centri di ricerca in Veneto, per cui un numero molto elevato. Adesso qui abbiamo Dario Bo che è il direttore del consorzio Venezia Ricerca, infatti entreremo nel vivo e capiamo qual è il tipo di lavoro che fa il consorzio e che tipo di relazioni può trovare magari appunto in una rete di sinergie territoriali più ampie rispetto all'ambito di una provincia. Però chiudo riportandovi una piccola nota che mi diceva avevo avuto ospite lunedì il direttore della Napier University di Edimburgo, che è uno dei centri più di riferimento sul tema delle industrie creative a livello europeo, e parlavamo appunto del tema degli incubatori, degli aggregatori, degli acceleratori territoriali eccetera eccetera, e diceva giustamente che il tema è quello di cercare di costruire più che luoghi puntuali di aggregazione una sorta di ecologia ambientale, lavorare sui temi territoriali, cioè nella costruzione culturale. Quello richiede ovviamente non semplicemente un luogo, ma un'azione di molte parti, e quello diventa la parte ovviamente molto più articolata.